Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile e Felice. Oggi prepariamo lo stoccafisso mantecato. Per questa ricetta occorrono 600 g di stoccafisso già bagnato e pronto da cuocere, 750 ml di latte più o meno, un po' di prezzemolo, buccia grattugiata di limone, sale, un aglio, alloro e 200 ml circa di olio extravergine di oliva delicato. Se lo stoccafisso è ancora secco, seguite il metodo di reidratazione descritto di seguito qui nel video. Proseguiremo in questo modo. Pulite l'interno dello stoccafisso eliminando la pellicina nera e l'interiora. Tenete il baccalà a bagno per 72 ore circa, tenendo la fontana aperta durante il giorno e chiudendola la sera. Quando sarà trascorso il tempo, togliete il baccalà dall'acqua. Tagliate lo stoccafisso in pezzi, eliminate la pelle dorsale e se volete potete lasciare quella ventrale. Pulitela bene con un coltellino in modo da togliere tutte le scaglie. Controllate anche che non vi siano spine, se le trovate toglietele. Lavate i pezzi di stoccafisso sotto l'acqua corrente. Disponete i pezzi lavati ed asciugati in una casseruola capiente. Aggiungete l'alloro e lo spicchio di aglio e coprite con il latte. Coprite con il coperchio e lasciate cuocere a fuoco lento per 30 minuti circa. Ecco come si presenta lo stoccafisso quando sarà passato il tempo di cottura e sarà diventato tenero. Quando lo stoccafisso si sarà intiepidito, toglietelo dal latte e riducetelo in pezzetti piccoli, eliminando l'alloro, l'aglio e la pelle. Frullate a media velocità aggiungendo prezzemolo e olio a filo finché non sarà diventato spumoso. Ed ecco come si presenta lo stoccafisso mantecato una volta che avremo aggiunto tutto l'olio. Prima di servirlo, aggiustate di sale e servite, se volete, con buccia grattugiata di limone. Per altre preparazioni vi aspettiamo su questo canale. Arrivederci alla prossima ricetta.